Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi andremo a parlare di una disamina storica, analitica, riguardante tutti i re home computer nel loro tempo. Sì. Inizieremo dal lontanissimo 1982, andremo avanti in 83, 84, 85 e via dicendo, fino ad arrivare al 2000. E per ogni anno parleremo di un modello di home computer e delle sue funzionalità e del perché, a mio avviso, è il re home computer in quell'anno specifico. Attenzione, questa è una lista personale, diciamo, elaborata sui miei criteri di giudizio, se diciamo, rappresenta la mia opinione e non è una verità storica. Io però, diciamo, adesso quando ne andremo a discutere, andremo a parlare di ogni caratteristica del computer in funzione in relazione appunto alle funzionalità che era possibile farvi estrarre, diciamo, dal quel specifico home computer in relazione al contesto storico e diciamo a che cosa era possibile farci anche in relazione a quel contesto storico. Come vedremo, le funzionalità in termini di gioco, programmazione, produttività personale con quel processo spreadsheet e database e successivamente internet, ovviamente mutano nel tempo perché, diciamo, in passato gioco e programmazione erano, diciamo, gli elementi più importanti, poi si aggiunse la produttività personale con word processor, spreadsheet e database. Gradualmente scomparve la importanza della programmazione e poi divenne, diciamo, più importante il ruolo della connettività con la rete. In relazione a questo specifico elenco, in termini di home computer, io vado a considerare, diciamo, un modello che poteva essere utile per un 14enne. Diciamo, all'inizio della prima superiore, l'acquisto di un computer poteva indubbiamente aiutare lo studio, perché, diciamo, prima alle medie, diciamo, a mio avviso è importante che i bimbetti imparino a far di conto, imparino a scrivere a mano, imparino a scrivere temi elaborati, fare ricerche, soprattutto leggere libri, poi fare sintesi dei libri e scrivere. Altrimenti, se si fornisce, a mio avviso, già ai bimbetti della prima media, si mette già a mano un computer, ecco, il risultato è che si sfornano degli analfabeti che saranno solamente capaci di fare copia e incolla, avranno difficoltà di concentrazione, difficoltà, diciamo, a leggere, a sintetizzare, a comprendere eventualmente anche un brano, cosa che invece in passato non c'era, perché praticamente senza l'elettronica che dà l'ausilio si doveva andare a lavorare di testa. Ok, questa è la mia personale opinione, adesso andiamo a parlare di questo lungo elenco del perché ho scelto per ogni anno un modello più o meno diverso. 1982, il re dell'home computer nel 1982 fu, a mio avviso, il VIC-20. Ecco, ci si poteva solo giocare perché era pressappoco che niente, un pochino di più di una PlayStation programmabile. Però fu il primo home computer venduto a un prezzo non particolarmente, diciamo, costoso, anche se si faceva pagare, ma la gente non sapeva cos'era un computer, non aveva la più pallida idea a cosa servisse un computer, quindi non sapeva che aveva soltanto 4K e non ci si poteva fare un cazzo di nulla. A malapena ci si poteva giocare, di certo non ci si poteva programmare perché con 4K si faceva veramente poco con un VIC-20. Tantomeno era possibile, diciamo, fare dei programmi di produttività personale con word processor, spreadsheet e database, di cui il VIC-20 non ne era, diciamo, mai stato dotato e non ne era mai capace. Nel 1983, il re home computer 1983, a mio avviso, è il Sinclair ZX Spectrum. Ecco, questo perché, diciamo, nel 1982 mi sono spostato il VIC-20 con un dataset, ovviamente, perché mettere un disk drive su un VIC-20 nel 1982 non avrebbe avuto senso. 1983, il re del 1983 degli home computer fu il Sinclair, a mio avviso, Sinclair ZX Spectrum.
più economico del VIC 20, già con 16K qualche cosa si incominciava a fare, ma c'era anche la possibilità poi di espanderlo successivamente portandolo fino a 32 oppure a 48K, e ci si trovava una macchina che era indubbiamente diversa, perché un Sinclair ZX Spectrum da 3.5 MHz e con un Z80A con 48K era una macchina completamente diversa da un VIC 20. Che cosa ci si poteva fare con un Sinclair ZX Spectrum con 16, 32 o 48K dotato di un registratore normale, un banalissimo registratore dotato di contatore? Ecco, ci si poteva giocare, ma ci si poteva anche un po' programmare, per quanto la tastiera non fosse affatto proprio per niente ergonomica, comunque con un po' di pazienza ci si poteva programmare. Di certo non ci si poteva fare produttività personale con word processor, spreadsheet e database, perché praticamente la tastiera non era ergonomica, tantomeno avrebbe avuto un senso nel 1983 comprare un modem per la ricerca di internet, che ancora non esisteva, ma appena c'erano le BBS, ma le connessioni a internet praticamente erano roba e meno da ricchi, da miliardari. 1984 1985, ecco, nel 1984 e 1985, in questi due anni, a mio avviso il re degli home computer fu il Commodore 64. Era il Commodore 64, più economico diciamo degli altri, c'aveva 64K, molta più RAM del VIC 20, molta più RAM del Sinclair, molto più economico dei modelli Apple 2, cioè 64K, dotandolo di un dataset. L'acquisto del computer non era diciamo neanche diciamo un prezzo esorbitante, certo non costa neanche costasse poco, però diciamo che era un acquisto che si poteva pensare a fare. 1984-1985, con una cassetta, con un dataset, ecco, che cosa ci si poteva fare? Ci si poteva fare dei videogiochi, ma ci si poteva anche programmare in BASIC, e 64K erano diciamo già abbondanti per fare una programmazione seria in BASIC, e in di più si poteva poi approfondire la macchina a livello eventualmente di assembler, perché era dotato di assembler, ma c'era anche diciamo il 6502 con ampia documentazione. Che cosa ci si poteva fare in più anche con il Commodore 64? Ecco, non aveva senso metterci un disk drive perché i disk drive si spaccavano. Non avrebbe avuto poi molto senso metterci una stampante, ma comunque ci sarebbe potuta mettere, perché un po' di word processor, spreadsheet, database con il Commodore 64 si sarebbero potuti fare, con molti limiti, ma comunque un po' di produttività personale diciamo per la scuola, un po' di ricerchine, qualche tema, qualche ricerchina, qualche diciamo qualche tesina, qualche sintesi di libro letto, relazioncina, ecco, ci si poteva fare anche stampare. Avrebbe avuto in qualche senso dotare il Commodore 64 di una stampante. La periferica dataset era affidabile, era lenta, ma comunque diciamo permetteva di diciamo gestire in modo sicuro e affidabile, lenta, ma comunque gli archivi non è che andavano distrutti e la periferica non si autodistruggeva, quindi di conseguenza la combinazione 1984-1985 del Commodore 64 è obiettivamente economica e funzionale alle peculiarità che era possibile estrarre da queste macchine in quegli anni. Quindi si poteva giocare, fare programmazione e fare anche un minimo di produttività personale. 1986, ecco, a mio avviso il re degli home computer nel 1986 fu l'Apple 2, e era effettivamente, costava molto di meno di un Commodore 128, dotandolo poi di un Apple 2 con 128K, scheda 80 colonne, un disk drive da 5,25, acquistando la macchina 8-bit Apple, che diciamo nel 1986 la Apple ebbe a far crollare il prezzo dell'Apple 2 durante il 1986, e quindi di conseguenza poi ci si portava a casa un computer ad 8-bit dotato eventualmente di un monitor fosfori verdi, come feci io per risparmiare qualche cosa, ma se aveva un computer della qualità di un computer da ufficio, che ci si poteva giocare, ci si poteva programmare, si poteva approfondire la macchina a livello di assembler, quindi assembler 6502, c'erano libri a IOSA
e documentazione a go-go, a casse assecchiate se ne trovavano di libri sul 6502 e sull'Apple, c'erano riviste e programmi per appassionati, con il disk drive una periferica affidabile e veloce ci si poteva gestire archivi, era possibile fare word processor, spreadsheet e database, aveva un senso metterci una stampante per fare ricerche di scuola, indubbiamente nel 1986 l'Apple II fu il re degli home computer. Nel 1986 un home computer ad 8 bit, non perché l'abbia a comprare io, ma perché effettivamente era una gran bella macchina con una produttività personale favolosa, programmazione basic buona e anche tantissimi software, giochi, ce n'era quanti se ne voleva. 1987, ecco, nel 1987, solo nel 1987, il re degli home computer fu a mio avviso l'Atari 520ST, dotato di un disk drive da 3,5. Nella versione 520STM con il modulatore TV si attaccava alla televisione e ci si portava a casa al prezzo praticamente del poco più di 1,2 milioni, IVA inclusa al 18%, un computer 24 bit con 8 MHz di clock, poi ci serviva 512K, un dischetto da 3,5 e poi praticamente in futuro ci sarebbe potuto mettere anche una stampante, si poteva fare videogiochi, programmazione sia in Pascal che Basic, Fortran, Cobol, ce n'era per tutto, per tutto quello che si voleva sui linguaggi. C'erano software per word processor, spreadsheet e database, quindi con una tastiera ergonomica, grande tastierino numerico, indubbiamente un'ottima macchina. Unico difetto, c'aveva la memoria che praticamente era bloccata, quindi se compravate la macchina nel 1987 dovevate sbrigarvi ad accumulare software per soddisfare le vostre esigenze, perché poi successivamente la linea dell'Atari ST nel 1988 cambiò, spuntarono l'Atari 512 che aveva 512K ma era espandibile fino a 1 MB. Di conseguenza tutto il software per l'Atari 512 non è detto che potesse funzionare sull'Atari 520ST che c'aveva la memoria bloccata a 512K, ma indubbiamente il 1987 fu per un anno il re degli home computer. 1988, 1989, 1990, 1991, e io discuterei anche del 1992, comunque dall'88, 89, 90, 91 il re degli home computer fu indiscutibilmente l'Amiga 500, con un disk drive da 3,5 e un monitor da 12 pollici a colori, con ci aveva già il mouse, si comprava il joystick, a poi successivamente ci si metteva praticamente una stampante e eventualmente poi un'espansione per portare la macchina a 1 MB. Ci serve una macchina che praticamente era veramente eccezionale, tutti i videogiochi possibili immaginabili, multimediali, dirette praticamente il fumo e la polvere a tutti, mettendo fuori mercato tutti i computer Apple e anche Atari, che era indubbiamente il più economico e il più conveniente e anche il ragionevolmente espandibile ad 1 MB, per quanto fosse stato segato alla metà della capacità di indirizzare linealmente il 68000, un'ottima macchina comunque l'Amiga 500. Si poteva anche programmare in Pascal, Fortran, Cobol, Basic, compilato, tutto quello che vi pare, produttività personale, word processor, spreadsheet, database, quanto ce n'aveva, tutto quello che vi pareva, ci potevate mettere una stampante da che facevate ricerche di scuola, temi, relazioni, ecco, aveva necessariamente era indispensabile a mio avviso mettere sull'Amiga 500 una stampante, perché con un computer così indubbiamente per sfruttarlo al meglio anche per la scuola ci voleva una stampante. Io ci aggiungerei anche il 1992, perché a mio avviso l'Amiga 500 fu venduto più o meno quasi fino verso la fine del 1992, che uscì anche l'Amiga 1002, ma l'Amiga 500 ancora costava molto meno dell'Amiga 1002, vero che l'Amiga 1002 aveva un 68.020, ma comunque
Amiga 500 con 68.000 per giocare, produttività personale e far girare il Pascal per un bimbo, diciamo, che andasse in prima superiore, era una macchina che andava ancora bene, benissimo. Praticamente c'era il Cobra, il Fortran, tutto quello che vi pare, e quindi di conseguenza fino al 1992, anche se c'era già l'Amiga 1200, a mio avviso già in ogni caso ci metterei anche l'Amiga 500. 1993, ecco, 1993, a mio avviso il re degli home computer fu il Macintosh Color Classic, non perché l'abbia comprato io, ma perché obiettivamente era un Macintosh con un 68030 a 16 MHz, 4 MB di RAM espandibile fino a 8 MB, prese scasi, dischetto, monitor a colori, suono stereo, con un prezzo veramente economico, e diciamo era poi quello che si poteva trovare all'università, ma diciamo avrebbe potuto far girare benissimo anche il Pascal, quindi era una macchina che è collegata ad una stampante, che poi le stampanti iniziarono a scendere di prezzo, ci si poteva mettere, quindi sostanzialmente poteva andare più che bene per un bimbetto che iniziasse a fare, diciamo, la prima superiore. Ci si poteva giocare, ci si poteva programmare, c'era il Basic, il Pascal, Fortran, il logo, tutto quello che vi pare. C'erano programmi di produttività personale, word processor, spreadsheet e database, e in più, diciamo, era possibile anche andarci in internet, perché con un 68030 e 4 MB di RAM era possibile praticamente anche incominciare ad andare a un po' a razzolare su internet con i modem a 14.4. 1994, ecco, 1994 il re degli home computer fu, a mio avviso, il Macintosh LC630 assieme al Compaq Presario 425. Due macchine estremamente economiche, il Mac LC630, l'ultimo dei 68.000, era il più economico, veramente molto 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 economico, venduto da Apple, che già incominciava a proporre macchine con i PowerPC, quindi l'ultimo modello dell'LC630 venne prezzato a un prezzo veramente veramente molto molto economico. E anche buono il Compaq Presario 425, prima macchina della Compaq. L'LC630 aveva un 68LC040 da 33 MHz, mentre il Compaq Presario 425 aveva un bel Intel 486SX da 33 MHz. Prima macchina della Compaq. C'aveva già l'acceleratore grafico, ci si poteva giocare, ci si poteva programmare, fare web processor, spreadsheet e database, e anche collegarsi ad internet, perché il Compaq Presario 425 c'aveva addirittura già un modem interno. Era molto molto espandibile in termini di RAM, purtroppo c'aveva il microprocessore saldato sulla piastra, c'aveva un bel Intel 486SX da 33 MHz. Ma comunque, diciamo, la possibilità di metterci tanta RAM permetteva, avrebbe permesso di successivamente poi anche di farci girare Windows 95. Non ci girava velocemente, ma comunque ci avrebbe potuto girare, bastava metterci RAM, eventualmente anche cambiare l'hard disk IDE non era particolarmente difficile, e quindi di conseguenza era una macchina che era ragionevolmente espandibile. C'aveva il microprocessore saldato sulla piastra, però diciamo a parte questo, diciamo, si poteva compensare con dischi fissi più grandi e con tantissima RAM che poteva indirizzare il microprocessore. Era 425, molto economico, e il Mac LC630 erano due macchine veramente buone. Arriviamo a Windows, diciamo a 1995, l'aptus freudiano, con l'uscita di Windows 95. 1996-1997, ecco, qualsiasi, diciamo, Wintel andavate a comprare assemblato, a maggior ragione per risparmiare qualcosa, andava più che bene, perché per fare quello che dovevate fare, quindi per giocare, ovviamente girare i programmi, per, diciamo, anche programmazione, e poi web processor, spreadsheet, e anche per collegarsi ad internet, erano macchine, diciamo, che il mondo Wintel con Windows 95 ebbe sostanzialmente a essere il re degli home computer, qualsiasi PC con motorizzato AMD K5 K6,
oppure poi dopo Pentium o Intel, oppure Cirx, ecco, qualsiasi cosa ci mettevate sugli assemblati poteva andare bene. E arriviamo al 1998. Io ho messo il 1998 come il re degli home computer, l'iMac G3, che fu il ritorno di Apple con un home computer a un prezzo economico già dotato di un modem compreso e USB estremamente facile da utilizzare. Bastavano pochi clic, due clic, attaccare una spina e si era già in internet con il software già tutto fatto. Quindi un ottimo computer per giocare, programmare, fare programma, diciamo, produttività personale, ma anche andare su internet. La stessa cosa nel 1999, io ci ho messo un iBook G3, che era indubbiamente il portatile estremamente economico, versatile, permetteva, diciamo, di fare tantissime cose, già dotato entrambe sia l'iMac che l'iBook, dotati praticamente di CD-ROM. Anche l'LX130, pardon, nel 1994 era dotato in bundle di CD-ROM di serie, e quindi niente, io ho messo il 1998 e il 1999 rispettivamente l'iMac G3 e il 1999 l'iBook G3 come, diciamo, macchine re degli home computer. Per quanto riguarda il 2000, io ho messo sempre iMac e iBook G3, perché poi scesero rapidamente di prezzo. E, diciamo, erano macchine veramente versatili che permettevano di fare tantissime cose senza stare a perdersi la testa dentro a tutti i cazzi del registro di Windows 95 o Windows 98. Nel 2001, ecco, nel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ecco, io ci ho messo come re degli home computer qualsiasi assemblato PC motorizzato con Windows XP. Qualsiasi computer andavate a comprare, o di marca, oppure un assemblato PC costruito ad hoc, con il boom dei videogiochi, indubbiamente il gaming incominciò a tirare, e tirava più in favore del mondo PC, con tantissime schede video potenti. E quindi il gaming per il mondo PC aveva una marcia, due o tre marce in più rispetto a quello che accadeva nel mondo Macintosh. I prezzi erano abbordabili, era possibile poi sulle macchine PC metterci tutti i linguaggi che si voleva, c'era tutto Office, Word Processor, Spreadsheet, Database, oppure anche l'applicazione più piccola della Microsoft, quello, come non mi ricordo bene il nome, comunque, diciamo, veniva già dato addirittura in bundle con il sistema operativo. E quindi praticamente dal 2001, ecco, io metterei come re degli home computer il mondo dei PC motorizzati con Windows XP, che la distanza con il mondo Macintosh ebbe a arrivare a zero, anzi addirittura a superare, perché la motorizzazione dei CPU AMD e Intel erano molto più performanti di quello che accadeva nel mondo Apple. C'era il sistema operativo Windows XP, che era, diciamo, abbastanza buono, quindi non aveva niente a che, diciamo, a che far rimpiangere da quello che succedeva nel mondo del Macintosh. E quindi praticamente io metterei il 2000, 2001, 2002, 2003 qualsiasi PC motorizzato con Intel o con AMD dotato nel 2001 di Windows XP. Nel 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, oltre a Windows XP, io ci aggiungerei anche Linux Ubuntu dal 2004, e nel 2006 anche Linux Mint, per cui era possibile andare a comprare delle macchine standard FreeDOS e metterci praticamente un sistema operativo Ubuntu, Linux o Linux Mint, per cui praticamente non spendevate niente in termini del costo del sistema operativo, perché dal 2001 il costo del sistema operativo non era, diciamo, non era particolare, non era una cosa marginale, e inoltre c'erano aggiornamenti che gradualmente causavano l'obsolescenza della macchina, mangiando memoria, ma divorando i cicli di clock sulla macchina, e anche con tutto il sistema degli antivirus a protezione della macchina, spazio occupato sul disco fisso, e quindi una obsolescenza hardware indotta dagli aggiornamenti di Microsoft, cosa che invece non accadeva nel mondo Linux, sia per Ubuntu che per Linux Mint.
Quali erano le differenze? Le differenze sostanziali è che dal 2004 c'era Linux Ubuntu e dal 2006 Linux Mint. Ecco, un utente Linux, che differenza c'era da un utente PC? Ecco, se c'era un utente PC, essenzialmente è perché era interessato al gaming e al gioco, perché poi per il resto, per quanto riguarda a parte la differenza di un rullare particolare, diciamo, videogiochi videogiochi sparatutto di qualsiasi tipo di possiate ricordare, ecco, sul mondo invece del Linux c'erano comunque videogiochi, ma anche FPS, però diciamo tutti quelli blasonati che vi ricordate arrivarono successivamente. Gli utenti Linux dal 2004 compravano le macchine Linux perché gli interessava la programmazione, quindi era possibile e è possibile metterci tutti i linguaggi che vi pare, fare produttività personale, word processor, spreadsheet e database senza particolari problemi, e inoltre è estremamente facile e robusto andare anche in internet, quindi senza particolari problemi. E quindi se avete delle esigenze estremamente trasparenti e tradizionali, che trascendono dall'impiego del gaming spinto su particolari titoli commerciali, ecco, potevate già dal 2004 andare a comprare una macchina FreeDOS e metterci Linux Ubuntu, e dal 2006 Linux Mint. Arriviamo poi al 2009-2010, a cui oltre che a Linux Mint e a Linux Ubuntu io ci ho aggiunto Windows 7, perché è praticamente il primo sistema operativo capace di gestire il multicore, e quindi poi di conseguenza gli stessi soliti discorsi per il gaming e quant'altro. Quindi se un cliente, un utente era particolarmente orientato al gaming di casa con schede video super performanti, drive, e quindi cambiare spesso la scheda video per stare dietro ai giochi che si compravano su DVD, giocare in rete e quant'altro, indubbiamente la soluzione Intel era, diciamo, dal 2009 con Windows 7 e successivi, era la soluzione più opportuna. Se invece non avevate esigenze di gioco, ma vi bastava praticamente interessati alla produttività personale, quel processo spreadsheet, database, programmazione, navigazione internet, ecco, poteva andare benissimo, diciamo, utilizzare un Ubuntu, Linux Ubuntu oppure Linux Mint, e avevate comunque un software che non pagavate niente, ma già capace di poter sfruttare il multiprocessing, né più e né meno come già faceva Windows 7. Ecco, questo è più o meno la lunga disamina di tutti i re degli home computer da 1982 fino al 2010. Poi diciamo gli ultimi 10 anni sono quelli relativi a una, siamo già in ambito di una informatica più moderna, e quindi trascende al retro computing, anche con il tempo poi sostanzialmente il trashware finirà per cascare all'interno della dimensione del retro computing. Ok, per questa lunghissima papponica e pipponica riflessione è tutto. Ok, ci si sente alla prossima puntata. Ciao, alla prossima.